Xiaomi nella fascia media e medio-bassa di mercato raramente sbaglia un terminale e anche questo Redmi 7 conferma la sua capacità nel realizzare dispositivi completi ed equilibrati a un costo basso. Benvenuti quindi in questo video dedicato a questo Redmi 7. E ovviamente, essendo un device ultra economico, ci sono delle rinunce che si sono rese necessarie. Ma come scopriremo nell'arco di tutto questo video, le cose che mancano non sono andate ad incidere in maniera significativa nell'esperienza d'uso. E una delle prime rinunce riguarda proprio i materiali di costruzione che non sono più premium. La back cover infatti è in plastica, ma di buona qualità, che offre comunque un buon grip sicuramente migliore di quello del vetro. E questo, associato ad una diagonale dello schermo da 6,26 pollici e agli ampi raccordi posteriori, lo rendono ben usabile con una giusta via di mezzo tra dimensioni ragionevoli e comunque un ampio display. Sempre sul retro abbiamo un sensore per lo sblocco che è classico e posto nella giusta posizione, che funziona in modo rapido e preciso. Ci sono inoltre le due fotocamere da 12 e da 2 megapixel con un flash LED singolo, che qui hanno un grande vantaggio rispetto al fratello maggiore Redmi Note. Sono poste infatti quasi a filo con la scocca e quindi, se utilizzato senza una cover, risente molto meno dell'effetto traballante quando appoggiato su una scrivania. Ma andiamo ora sulla parte frontale per scoprire questo bel display, che è composto da una unità LCD con risoluzione HD Plus, che come su altri modelli anche ben più costosi ha la soluzione del notch a goccia che è poco invadente e che, se può stornare ormai su uno smartphone di fascia alta, su un modello che si posiziona attorno ai 150 € è ampiamente accettabile. L'unità in questione, inoltre, nel mio utilizzo si è dimostrata ampiamente soddisfacente, mantenendo una buona visibilità in praticamente tutte le condizioni di luce. Certo, non abbiamo neri profondi, ma i colori sono riprodotti fedelmente. Non si notano i pixel e, a parte i neri, non si notano variazioni di colori inclinando lo schermo. Segno quindi di un ottimo lavoro svolto da Xiaomi. Tra l'altro, come da tradizione, sulla MIUI è possibile andare a modificare dalle impostazioni il calore del display per adattarlo poi quindi alle nostre preferenze. E rimanendo poi sulla parte frontale, ci sono una serie di altri dettagli che mi sono davvero piaciuti di questo Redmi 7. E il maggior dettaglio che mi ha colpito è la presenza nella parte inferiore di un LED di notifica RGB. Inoltre, trovo esteticamente apprezzabile che anche su un modello così economico si sia ottimizzata la capsula auricolare nella cornice superiore. Certo, a proposito di cornici, queste non sono proprio ridotte, soprattutto quella inferiore, ma ricordando la fascia di prezzo è difficile vederlo come un difetto. E su tutta la cornice poi ci sono due cose, una positiva e una negativa. E quella positiva è data dal fatto che nella parte superiore c'è, oltre al sensore infrarossi, anche un jack da 3,5 mm, utilissimo per molti. Quella negativa invece è che nella parte inferiore troviamo, oltre agli altoparlanti di sistema che sono mono, una porta micro USB, e qui Xiaomi avrebbe fatto il vuoto se avesse fatto un piccolo sforzo in più per mettere la Type-C. In ogni caso, sugli altri due lati abbiamo i classici pulsanti per accensione e spegnimento e bilanciere del volume. Mentre sul lato opposto è presente il carrellino delle SIM con una fantastica soluzione composta da due SIM e una micro SD non ibrida, e che quindi permette di espandere la memoria senza rinunciare alla seconda SIM. E rimanendo poi sulle specifiche hardware, anche su questo terminale Xiaomi ha deciso di utilizzare un processore Snapdragon, scelta che si è rivelata assolutamente vincente. A far girare lo smartphone infatti troviamo un 636, un octa-core con processo produttivo a 14 nanometri clock fino a 1,80 GHz, accompagnato nel mio modello da 3 GB di RAM. Questo permette di utilizzare in serenità e senza incertezze tutti i programmi di base. Ovviamente, come al solito, potete trovare sul sito Notebook Italia tutti i benchmark per confrontarli con quelli anche di altri dispositivi. E comunque, grazie ad una MIUI che è ormai ben ottimizzata, non ci sono bug o mancanze significative. Naturalmente, nei lavori più pesanti, come in alcuni giochi, c'è qualche calo di frame, ma realmente è nulla che compromette in modo pesante la piacevolezza di utilizzo. Ed inoltre, come ci ha abituato l'abbinata Xiaomi più Snapdragon, anche con questo processore abbiamo dei consumi che sono veramente ottimizzati. Infatti, sono sempre riuscito comunque a coprire 2 giorni, raggiungendo le 6-7 ore di schermo spalmate su 2 giorni, credetemi, sono significative.
Sorprende poi come sia costante il consumo, non mostrando battery drain significativo, per esempio durante la notte, come non facendo segnare picchi improvvisi se utilizzato per qualche sessione di gioco. Insomma, in poche parole, è un telefono equilibrato, performante, che cerca di accontentare praticamente tutti. Tra l'altro, tornando un attimo sulla MIUI, che può piacere o meno, rimane comunque tra le personalizzazioni Android più aggiornate e semplici da utilizzare. Nello specifico, qui è presente la versione 10.2 con Android 9 e patch di sicurezza aggiornate a marzo 2019. Sono quindi presenti le comodissime gesture per la navigazione, come la possibilità dello split screen per utilizzare due app contemporaneamente. Tra le altre cose utili, da segnalare poi per chi non la conoscesse, la possibilità di creare un secondo spazio oppure di clonare alcune app, tra cui anche per esempio WhatsApp, soluzione utilissima se si vuole averlo con le due SIM inserite. Purtroppo la certificazione è solo di livello 3 e quindi i contenuti in streaming delle piattaforme come Netflix saranno visibili solo in formato HD, ma vista la risoluzione del display anche questa è una mancanza relativamente significativa. Ho trovato inoltre ottima la ricezione anche con operatori solitamente un po' difficili come per esempio Iliad, almeno nella mia zona. Buono assolutamente anche l'audio in chiamata, come buono la velocità e poi la precisione del segnale GPS. E ora, arrivando al capitolo fotocamere, beh, non ci dobbiamo arrendere davanti a foto scadenti. Non è questo proprio il caso del Redmi 7. Ovviamente non siamo a livelli del Redmi Note 7, ma dopo aver scattato decine di foto mi sono convinto che probabilmente per la fascia di prezzo sarà difficile trovare di meglio. Le foto realizzate, infatti, sono ricche di dettagli, con un ottimo bilanciamento dei colori e una buona gamma dinamica. Il punta e scatta non ha praticamente mai tradito, con una messa a fuoco veloce e precisa. Questo si conferma anche con la fotocamera frontale, che permette di ottenere buoni selfie e con un effetto ritratto con sfocatura dello sfondo che scontorna molto bene il soggetto. Di sera, con scarsa luce, la qualità scende purtroppo più di quanto si potrebbe pensare, ma non si può pretendere nemmeno i miracoli da uno smartphone da circa 150 euro. Una piccola delusione deriva invece dai video, in quanto è tra i primi dispositivi Xiaomi che provo e che sono totalmente privi di qualsiasi tipo di stabilizzazione e che quindi con entrambe le fotocamere registrano filmati troppo tremolanti per poter essere rivisti con soddisfazione. E in conclusione, quindi, come detto prima, Xiaomi ha sfornato dal mio punto di vista un device solido, equilibrato e funzionale. E tanto per fare un esempio, passando da questo al P30 Pro, è vero, le differenze si notano e come, ma non sembra di utilizzare un telefono che costa 7-8 volte meno rispetto all'altro. Sperando che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se già non l'avete fatto e noi ci rivediamo a una prossima recensione su Notebook Italia. Un saluto da Daniele Pintus.